Emozioni ad alta quota nei cieli di Fano, dove l'adrenalina in questi giorni la fa da padrona. 130 paracadutisti provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera, Germania, Lituania, America e Russia, hanno raggiunto la scuola di paracadutismo per vivere emozioni indimenticabili. Persone di tutte le età che si allenano per i prossimi campionati o per tentare qualche record nazionale, come quello delle figure fatte in gruppo, ma a testa in giù. Questo è un evento speciale perché abbiamo noleggiato un aereo che porta 25 paracadutisti, quindi attrae molto il paracadutista italiano medio che salta normalmente dal Pilatus, che è un aereo a 10 posti, come quello che abbiamo noi sul campo. Quindi l'occasione ha portato tanta gente che viene organizzata in gruppi, ognuno in varie specialità. Per esempio abbiamo le tute alari, abbiamo le formazioni in gruppi da 16 in poi, abbiamo tanti fan jumper e poi tandem a volontà per chi vuole provare questa ebbrezza del primo volo su Fano. Soddisfatto anche il presidente di Federalberghi Luciano Cecchini, visto l'indotto creato da eventi come questo. Infatti, insieme ai paracci sono famiglie e amici per un totale di 400 persone che soggiornano negli alberghi della città. Sempre qui nel mese di settembre si terranno i campionati nazionali di paracadutismo. Ci stiamo facendo un buon nome a livello internazionale. Il posto chiaramente merita molto e un minimo, diciamo così, di aiuto lo diamo forse anche noi con il nostro duro lavoro. Noi siamo qui in questa zona qui dal 2001, su Fano dal 98 e nel mondo del paracadutismo da un'epoca immemore ormai. E poi diciamolo, la visione dall'alto qua è spettacolare. Fantastica, il mare Adriatico non è mai stato così bello dall'alto.